con Moggi e con il capitano della nazionale Cannavaro che è a Milano, e poi da Cannavaro, che è il capitano della nazionale oltre che compagno di squadra di Toldo, per chiedergli, Fabio, sinceramente, come verrà accolto Camoranesi nel gruppo azzurro? Benissimo, perché prima di tutto è un gran giocatore, ha dei nonni italiani, quindi secondo me è giusto anche la commozione da parte del mister. E come verrà accolto Miccoli? Bene, come tutti quanti, noi siamo un buon gruppo e ben vengano i giocatori nuovi che ci fanno fare il salto di qualità. E la terza domanda te la devo fare per forza, riguarda Roberto Baggio. Sinceramente anche qui si dice che poi questo ritorno di Roberto Baggio neanche tutti gli azzurri lo volessero caldamente, non è vero? Non è vero comunque, anche perché Roberto Baggio resta un giocatore con grandissime qualità. Fabio, poi attaccante. Poi attaccante non mi riguarda, quindi io stavo tranquillo, non sono sempre stato tranquillo. No, però forse il mister ha fatto una scelta che dare, chiamiamo il contentino, a un grande giocatore come Roberto Baggio, se non era il caso. Certo. Roberto Baggio è un giocatore che se lo comico lo devi portare fino agli europei e anche oltre. Dato che ha l'età un po' avanzata, forse il mister ha fatto questa scelta. Certo, anche se Roberto Baggio è uno dei giocatori più amati, più popolari del calcio italiano, e le email che stanno arrivando, vi garantisco, sono davvero tantissime. Dopo vediamo se alla fine ne leggeremo ancora qualcuna. Io vorrei allora a questo punto dire a Miccoli, se non l'ha sentito, quello che ha detto Moggi, cioè che è un giocatore straordinario e che forse Moggi ha qualche rimpianto per non averlo portato già da quest'anno alla Juventus, considerando anche l'infortunio di Del Piero. C'è già qualche pentito. No, ringrazio il direttore. Ha detto che ti lascia il prossimo anno ancora un anno in B, eh? In B, no. No, per punizione. Così ha detto. No, no. Ho sentito male, direttore? No, spero mi lasci a Perugia. Se mi dovesse lasciare da qualche parte, spero mi lasci a Perugia, perché ormai qua ho trovato l'ambiente giusto e so bene. Ancelotti ci ha fatto capire che un gol così bello l'avrebbe gradito magari con la maglia azzurra, invece oggi ha fatto il Maradona. Si ripeterà. No, sono contento per il gol, ha fatto un gran gol, però quello che contava oggi erano i tre punti contro una grande squadra. Siamo riusciti, nonostante stanchi dalla partita di giovedì, però veramente la squadra ha fatto un'ottima partita. Miccoli, tra l'altro, è stato allevato dal Milan per un paio di anni, poi crisi di pianto ed è tornato in Puglia, nella sua terra. Sì, da... Presentiamolo, il papà di Fabrizio Miccoli, anche se l'hanno visto tutti a quelli che è il calcio, però insomma, magari chi si è sintonizzato solo adesso. Sì, da 12 a 14 anni ha fatto la seconda e la terza media, poi per problemi di affetto familiare, insomma, l'abbiamo riportato indietro. E i risultati non sono venuti meno, o Milan o Puglia, insomma, quando c'è talento, c'è talento. Miccoli, allora... andiamo un attimo anche da Del Neri, e c'è anche Scoglio a Napoli, che è arrivato solo adesso al microfono di Carlo Verna. Sono il Baggio. Ecco, un'ultima domanda, perché vedo Miccoli e vedo i titoli di coda a Scoglio. Io vorrei fare i miei complimenti in diretta a Fabrizio, perché veramente se li merita. A Miccoli? A Fabrizio Miccoli, ecco. Esatto, sì. E c'è il rimpianto... E voglio dire che non è vero che lo lasceremo in Serie B. Per punizione potremmo farlo, perché ci ha eliminato dalla Coppa Italia. Ma siccome li vogliamo troppo bene, e fa piacere che voi lo conosciate adesso, noi lo conoscevamo già quando nessuno lo conosceva. Questo è vero, ma c'è il rimpianto di non averlo fatto venire quest'anno, anche alla luce dell'infortunio a Del Piero? No, c'è il rimpianto di non averlo fatto venire quest'anno, c'è la tranquillità di aver scelto bene un campione. Sentiamo adesso tutti quanti ammirate. Sentiamo il ringraziamento ovvio, anche questo è banale, di Miccoli, va? Ecco, andiamo con veloce, Saverio. Sì, sì, infatti, ringrazio... Ringrazio il direttore per le belle parole, però ecco, adesso bisogna continuare su questo passo, e qua c'è l'ambiente ideale, quindi spero di continuare così. Benissimo, ha fatto commuovere il papà quando ha segnato il gol, e quindi e tu non far è stata commuovere una giornata il nostro... particolare. Va bene, grazie. No, benissimo, linea a voi, grazie. Perché sennò fai commuovere il nostro funzionario che ci sta per sfuggire.